libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Ancora un saluto ai telespettatori di Liberi.tv, si è appena conclusa la presentazione ufficiale del romanzo cosmico In che mondo viviamo, il primo romanzo solo per la rete pubblicato a puntate, e questo è veramente un fiore all'occhiello, cioè è la copertina realizzata da un mio studente di ieri, Matteo Vaporidis, che ha praticamente immaginato, riproponendo i concetti espressi dal romanzo, una sorta di Big Bang che genera evidentemente l'universo, sormontato da un occhio di bambino, lo sguardo ingenuo e anche stupito, al cui centro c'è una pupilla che è la Terra, e al centro della Terra c'è un drago, quindi questa esplosione di gioia universale, ma allo stesso tempo un occhio che forse è un po' smarrito, forse un po' ingenuo, del bambino. Quindi vorrei farlo vedere, perché insieme agli altri disegni realizzati dai ragazzi del liceo artistico di Via di Ripetta di Roma, della classe quinta E, hanno questi disegni, insieme a questa copertina, hanno rappresentato veramente, secondo me, il momento più bello della presentazione, perché si è messa su proprio una vera e propria mostra espositiva. Allora, sono qui con Carlo Prinzhofer e Marco D'Agostini, tutti membri dell'Associazione di Cultura Politica e Cantiere, hanno assistito attivamente a quello che è successo oggi, però vorrei che fossero loro qui nella magnifica cornice del Teatro Arciliuto di Roma a dire insomma un po' la loro e le loro impressioni. Cominciamo da Carlo. Buonasera. Allora, Pierpaolo, la cosa, intanto ti faccio i complimenti, anche se sono scontati, ma insomma un po' di cose scontate bisogna dirle. E la presentazione è stata molto carina, proprio, il termine che mi viene è proprio carina. I giovani incuriositi, questa atmosfera così non seriosa ma seria, ma molto colpito. Le domande che ti hanno fatto secondo me sono state proprio puntuali. Tu hai risposto citando il mito, e io ti volevo chiedere, a proposito del mito, se tu hai tenuto conto, perché non l'hai detto nella presentazione, se hai tenuto conto pure degli archetipi, magari, visto, ho visto la copertina, magari con qualche riferimento junghiano. Assolutamente sì, gli archetipi sono fondamentali, del resto basta vedere chi sono i personaggi, c'è il drago è un archetipo, ma anche il vecchio saggio è un archetipo, il giovane apprendista è un archetipo, l'eroe, cioè il corsaro è un archetipo, la regina del mondo emerso, la regina è un archetipo, quindi ovviamente entra in scena proprio anche quella che è il pensiero junghiano, perché in realtà appunto questa è una favola, quindi è quasi un sogno, però proprio nei sogni che c'è la verità. Do la parola a Marco D'Agostini per sapere da lui com'è andata questa presentazione del romanzo In che mondo viviamo. Buonasera, mi associo ai complimenti a Pierpaolo, perché al di là della stima è stata un'occasione veramente ricca, direi commovente nella sua bellezza, il coinvolgimento intergenerazionale di questi giovani che hanno illustrato con le loro tavole le parti salienti del romanzo. Venendo al romanzo, dovendo per professore magari occuparci di cose più aride, di diritto e di economia, devo dire che le mie passioni sono la fantascienza e il romanzo storico, e quindi questo romanzo, che è sia fantasy che storico, è proprio l'ideale. E vedo, ho visto lì richiami da letture giovanili tipo Neverending Story, fino a uno dei più bei romanzi storici, a me mi ha rievocato Sarum di William Rutherford, la storia di una famiglia inglese dalle migrazioni preceltiche ai giorni nostri. E volevo chiedere appunto a Pierpaolo le fonti di ispirazione, ecco, in che misura è stato ispirato, ecco, da questo tipo di letteratura, e anche dal punto di vista della cosmogonia che rappresenta. Grazie.
Grazie Marco, sicuramente sono una serie di suggestioni che poi fanno parte della persona, che a volte entrano nel sangue, nelle viscere dello scrittore, e neanche più ci si rende conto delle tante influenze di cui si è inevitabilmente suggestionati, coperti, sono suggestioni che si vivono originali poi nella propria realtà, e quindi quando si scrive ecco che sicuramente i riferimenti ci sono, letterari, ma anche, se vogliamo, alla letteratura italiana del Novecento, che sembrerebbe qualcosa di veramente opposto. Eppure, se pensiamo a Italo Calvino con le Cosmicomiche, se pensiamo a Pierpaolo Pasolini per quello che riguarda l'aspetto proprio della lettura politica, e quindi della visione che c'è poi rappresentata sotto forma qui di archetipo, ma del mito, della sacralità, che faceva parte anche di Pasolini, anche Leonardo Sciascia, La ricerca delle verità. Insomma, c'è molto della letteratura italiana del Novecento, anche Gadda, una serie di anche opere minori che però mai mi appartengono, oltre ai riferimenti cinematografici, quelli teatrali, ai telefilm che facevano una volta, Spazio 1999, i telefilm degli anni 70, no? Sull'ufologia, però Star Trek, e inevitabilmente si resta, no? Nutriti da questi elementi. Quindi sicuramente ci sono tutti questi fattori che incidono poi nella scrittura, inevitabilmente. Poi cerchiamo, come diceva Sabba, la rima cuore amore, la più antica e difficile del mondo, perché è facile fare la rima cuore amore, ma renderla originale è difficile. Allora, quello che penso, spero che il lettore possa cogliere, è anche, utilizzando gli archetipi, quindi qualcosa di più antico non esiste, però in maniera originale, pur riconoscendo i vari riferimenti che poi appartengono alla cultura di ognuno, e ciascuno vede i propri. Vabbè, insomma, sembra una specie di percorso salto ostacoli, perché insomma ti sei cimentato passando da immagini visive, quindi la tua cultura da cinefilo. C'è dentro sicuramente un po' di poesia, perché tu ami la poesia e il teatro. E però, quando parlavi dei bambini, hai parlato di stupore e di ingenuità. Ora, la domanda, diciamo, è più complessa. Lo stupore e l'ingenuità vengono prima dell'innocenza? Io, allora, su questa domanda lascerei dei puntini di sospensione. Ne riparleremo, perché la domanda necessita di tempo. E però proprio questo è forse il compito che diamo ai telespettatori liberi.tv. La domanda di Carlo la rivolgo a voi. E la potete certamente trovare, forse, leggendo In che mondo viviamo. Fatecelo sapere. Oh, man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te, e dice che un domani avrà bisogno di te.